Signore e signori, benvenuti in un nuovo Let's Play. Oggi siamo su The Flame in the Flood. Questo qua è un gioco di sopravvivenza dove impersoneremo una ragazzina che dovrà sopravvivere in un mondo apocalittico, diciamo, in cui un'alluvione ha praticamente distrutto l'intero pianeta. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo una nuova avventura. Facciamo normale, Traveler. E iniziamo la nostra avventura. Se facevo la difficoltà quella survivalista, se morivo era game over eterno. Ma visto che tecnicamente la prima volta che gioco questo titolo, a parte appunto il test che avete letto che c'è scritto continua, non mi sento così pazzo e folle da buttarmi nel "Ehi, ma tanto ce la posso fare, posso non morire mai!" Peccato che non so tutti i segreti di questo gioco, i nemici che si possono incontrare, le difficoltà che si possono affrontare e si dovranno affrontare. Quindi buttiamoci in un viaggio molto più tranquillo e sciallo. Possibilmente evitiamo comunque di morire, che non è il massimo, perché questo qua è il cagnolino dell'inizio del gioco, che trasporta la borsa. E questo siamo noi, questa ragazza. La grafica del gioco è molto, se notate, particolare, questo design un po' strano sotto certi punti di vista. Grazie amico, questo bellissimo zaino, un medaglione e una radio Airwave, che non si capisce niente di quello che sta dicendo. Notare che tra l'altro il cagnolino è abbastanza anziano. Ok, new goal, radio signal. Ok, credo che con I si apra la, appunto, l'inventario. Abbiamo 5 minuti. Cioè qua e degli obiettivi. Il nostro obiettivo è: la vecchia radio funziona ancora, hai bisogno di avvicinarti di più alla sorgente. Ok, per capire meglio che cosa il segnale, quello che stanno trasmettendo, dovrebbero dire. Ok, quindi il primo menu è quello degli obiettivi. Il secondo è le afflizioni, o per meglio dire le malattie, che malattie abbiamo, se magari siamo feriti, se siamo avvelenati, eccetera eccetera. Ok, fin qua ci siamo. Il menu del crafting, che buona parte dobbiamo essere bloccata, però è diviso in vestiti, cibo, cure, strumenti e cose varie. Ok, questo è il nostro inventario, per il momento è completamente vuoto. Ah, abbiamo anche, il cane si chiama Aesops. E quindi anche lui effettivamente ha uno zaino, quindi lo possiamo caricare il nostro cagnolino di roba, nel caso appunto non abbiamo spazio. E il nostro outfit, quello che abbiamo equipaggiato al momento. Quindi abbiamo una giacca, un paio di pantaloni e delle scarpe. E questo è il nostro stato di caldo o di freddo. Stiamo male. Abbiamo 4 barre, la fame, la sete, la temperatura corporea e la fatica. Ok. Vado a rigor di logica, fame, devo mangiare, devo bere, devo tenermi caldo e non devo esagerare, se no sto poco bene. Ok, abbiamo tra l'altro qua i quattro menu. Questa è la barra della vita? Non lo so. Allora, posso muovere sia cliccando col mouse che muovendomi con WASD. E direi che sarebbe meglio muoversi con WASD, è un pochino più pratico almeno dal mio punto di vista. Survivor info. Quindi apriamo l'inventario. Ok, stare attenti ai 4 valori, appunto, fame, sete, calore e fatica. Ok. Oh, un sapling, raccogliamolo. Oh, delle feather, delle piume. Che cos'altro c'è? Ah, il cane mi dà una mano a trovare le risorse. Buono. Ok, lì c'è un corpo. Oh, una cassa contenente, una giara, un filtro dell'acqua, un Nightcrawlers, non so esattamente cosa sia, e della stoffa, delle bende. Esaminiamo la casa, che non c'è niente. Water info. Se setato, la chiave è l'acqua è la chiave della sopravvivenza. Usa la giara per prendere l'acqua dalla pioggia, dalle paludi, dal fiume, tutto quanto. Puoi consumare acqua non purificata, ma preparati le conseguenze.
puoi purificare l'acqua con il purificatore dell'acqua, che quindi è quello che tecnicamente noi abbiamo qua, appena raccolto, no? Abbiamo la giara e il purificatore d'acqua, che ha degli usi, tra l'altro. Net Clover. Ah, sono dei vermi. Quindi hanno più 15 di nutrimento, ma marciscono entro 3 giorni. Ok. Qua, quindi c'è una pozza, quindi apro l'inventario, faccio sulla giara e... Usa? Ok, l'ho riempito di acqua non potabile. Quindi io vado qua, faccio, aspetta, no, tasto destro, drain, consumo, no, come faccio? No, scarta, drain, no, così la svuoto. Come faccio a purificarla? Magari c'è un crafting? Sì, devo fare il crafting dell'acqua purificata. Purifichiamola. Ok, qua posso fare della corda, i bastoncini. Posso usare del charcoal per fare questo. Ok, andiamo avanti allora. C'è qualcos'altro di utile qua in zona? Qua mi sa che... No, posso ricercare? Ah, è vuoto appunto. Quick use info. Il menu di utilizzo rapido ti permette di accedere istantaneamente a oggetti cruciali dal tuo inventario. Ci sono tre menu: la cura, il cibo e le utilities, che sarebbe questo menu qua a destra. Quindi premo 2. Ah, così posso switchare rapidamente tra i vari oggetti. Interessante. E con ESC chiudo questo menu. Interessante. Quest. Ah, posso prendere le quest. Basic tools ho preso come quest. Creiamo fatti un coltello di pietra e un martello di pietra. Ok, e mi verrà dato un campfire. Ok. Arrival info. Il rafting, lo spostamento con la zattera. Con... Che insomma, secondo me qua ve la salto di leggere perché ve la voglio far vedere e spiegarvela direttamente quanto siamo effettivamente sulla zattera. Ed ecco qua la nostra zattera. Una cosa abbastanza spartana. Allora, la zattera ha della vita. Ha una barra di vita. Se la barra della vita della zattera finisce a zero, noi affondiamo e moriamo malissimo. Abbiamo però dei sistemi per riuscire a muoverci. Dobbiamo muoverci così, navigando, evitando ovviamente di sbattere possibilmente. Ok, così mi pare che riesco a direzionarmi. No. Ok, se tengo premuto il tasto destro mi rallenta tantissimo. E quindi mi permette di fare delle manovre un po' più attente. Ok. Perfetto. Se premo invece spazio faccio una specie di sprint che consuma stamina. Ok. Ok, stiamo attenti che qua, se no le cose possono finire molto male. No, no! Aia. Ho trovato della penicillina, tra l'altro, sbattendo lì che c'era un... Avete notato un carrello della spesa? No. Passa in quel buchino, Che fortuna. No. Ok. Regione 1 di 10. Okay. Quindi ci sono 10 regioni in totale. Ok. Lì c'è una casa, ma... Ok. Ok, ah... 250 metri c'è un... Tutto del corno. Un... Ah, porca waka stracca. Ho beccato in pieno l'albero. Ok, lì c'è un camping e direi di andarci. Stando molto attenti sempre. Ok, approdiamo. Entering Bayer Stewart Swamp to retake. Ok. Qua abbiamo le quest, vediamo se ci danno un'altra quest. Sì. File the medic. Usa delle bende.
e ti mi dà un kit per cucire. Usa le bende. Cura te stessa dopo un animale ha fatto un buco su di te. Quindi potrai incontrare dei nemici, tecnicamente. Ah, con spazio diamo una botta con il nostro bastone. Non so quanto effettivamente questo bastone sia utile contro eventuali nemici che potremmo incontrare. E c'è. E c'è. E c'è. Non c'è niente qua. Vabbè, abbaia a casa, dico. Allora, qua abbiamo anche la barra della giornata, ci fa capire che momento della giornata siamo arrivati. Oh, lì c'è un campfire, perfetto. Ok, cerchiamo qua intorno, magari troviamo qualcosa di utile. Un flint, buonissimo, mi serviva. Sapling, qua c'è un'altra scatola. Modly lamp e del flint. Okay. Oh, della yucca. Perché è una pianta che si può mangiare. Andiamo prima di qua. C'è qualcosa. Una casa mezza distrutta. Wild garlic. Dell'aglio selvatico. Buono. Poi siamo tornati al campfire. Abbiamo fatto la zona a sinistra. Andiamo su per di qua allora. C'è qualcosa qui? No. Acqua della yucca. Altra yucca. Un sapling. Nelle scatole. Altri due flint. Tutto qua. Abbastanza piccola come isola. Allora, io userei a questo punto questo fuoco e mi siederei. Vediamo se possiamo craftarci qualcosa di interessante. Allora, tra le varie cose che devo craftare sono il, se vi ricordate, il coltello di pietra. Ho quattro flint, mi serve un braided cord che ho visto che si può craftare qua. Ok, facciamoci lo stone knife. Perfetto, adesso faccio anche lo stone armor con un sapling, una rag, due flint e il stone knife che abbiamo ottenuto un attimo fa. Perfetto, abbiamo fatto basic tools. Adesso invece come cibo posso cucinare la yucca. Perché posso cucinare la yucca? Perché la yucca selvatica è velenosa, fantastico. Ah, un po' di cibo, però Modri Lamp è... hai dei parassiti, quindi potrei avvelenarti, quindi direi di non mangiare. E invece la pannocchia darà duro di nutrimento, ma scade tra 10 giorni. Ok, posso mangiarmi anche le spiri, come si chiamano queste? Non mi viene il nome. Vabbè, dettagli. Comunque ho un coltello e un martello adesso. Buono. Cuciniamo la yucca, direi. Cuciniamola tutta. Sempre averla subito cucinata, che tanto se poi non la cucino non la posso mangiare perché è velenosa. Ok, potrei craftare qualcos'altro che mi può tornare utile. Metalerme, la penicillina. Ci servono due moduli di lamp per della penicillina. Lo split. Knife, water. Ok, per il resto abbiamo tutto bloccato e niente effettivamente di utile. Mi faccio giusto un tinder. Vedo se mi dà qualche cos'altro di nuovo da craftare. Niente. Ok, allora direi che potremmo ripartire per il nostro viaggio. Siamo anche scaldati, non abbiamo bisogno di riposarci, direi. E prenderei il charcoal appunto dal fuoco. Il charcoal. E muoviamoci nella prossima zona. Perché sono messo più o meno abbastanza bene. Ok, ho finito la quest, quindi devo fare collect per... Ok, ecco qua il campfire. Ed è un'altra quest? No. Ok, possiamo partire. Raftiamo di nuovo. Grazie amico. Ok, quindi prossima meta. Quella foresta laggiù direi. Sempre se ce li riesco senza andare a sbattere contro queste case. Ok, ci siamo quasi. Non sbattere contro quella roccia. Grazie amico. White Grove.
leggermente piena di risorse. Notare che la musica della traversata è ancora attiva, ma dettagli. Ok, cosa possiamo trovare qua? Di utile? Sapling. Ok, andiamo prima qua di sopra. Sapling. Sapling. Delle scatole. Cerchiamo dentro. Flint, perfetto. E delle... non delle bende, del tessuto. Ok. Ok. No, proprio questa musica deve esserci. Ci sono delle tane qua. Dandelion. Ok, altro Dandelion. Lo prendo. Oddio! Che cavolo! Aia! Oddio, l'ho visto tardissimo che c'era quel cinghiale! Quanto cavolo mi fa male! Fermi tutti! Aiuto, aiuto, via! Oh! Oh, oh, oh! Mi sa che mi ha fatto... ma non male! De più! Questo potrebbe essere un problema. Mi sa che mi devo un attimo rimettere in sesto. Perché ho delle condizioni negative. Una lacerazione che mi servirebbe... ah, qui mi dice quello che ho e cosa mi serve per curarla. Quindi per curare una lacerazione mi servirebbe un kit di cucito e delle bende. Oppure devo aspettare che la ferita si rimanga. Per un osso rotto devo mettere lo sprint. Quindi lo mettiamo subito e ci curiamo un attimo. Almeno l'osso rotto. Però per il resto sono messo veramente male. Devo stare attento, attento, attento. Non mi aspettavo di beccarmi un cinghiale. Qua è vuoto. Ah, posso dormire lì dentro, ma mi conviene dormire. Sapete che ce l'ho giù un cinghiale. Proviamo a dormire per 4 ore. Vediamo un po' che cosa succede, se magari mi trovo il cinghialetto poi qua fuori ancora. Allora, le ferite come sono messe adesso? Ci vuole ancora un bel po' che si curino. Però intanto, visto che ho tanta fame, direi che potrei mangiarmi questi... fermi? Non è esattamente il massimo, però... in questo momento va bene tutto. E ho anche la cooked yucca. Che possiamo mangiare. Ok, per il momento stiamo così. Il cinghiale è ancora lì. Il cinghiale è ancora lì. Quindi io di qua mi sa che... non posso passare. Ma perché, porco? Il... allora, cane, era davvero necessario abbaiare e quindi farci sgamare brutalmente? Scappa, 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 scappa. No, 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 no. Io me ne vado da qua. Voi siete scemi. Voi siete tutti scemi. Che sento rumori. Non so se rischiarmela ancora, perché magari più in là potrebbe esserci qualcosa di interessante. Ma non ho le armi per combattere al momento. Ok, sì, va bene, gioco. Allora, cosa serve questo cavolo di bastone se effettivamente... allora, cane, zitto. Posso non farmi notare? Ma perché mi nota? Ma porca paletta. Mordilo, mordilo. Oddio, no, no. Volevi? Oh, ma quanto corre sto porco. No. Ok ragazzi, basta, basta, no, 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 no. Non ho intenzione di rischiarmela così, io... me la fuio. Ci vediamo.
Andiamocene via da questa foresta stramaledetta. E andiamo alla prossima, magari. Sperando, come sempre, di non... Allora, vai, vai verso... Di là, di là! Oh, grazie. No, no. Sì, ma se io ti dico di andare di là, tu mi vai dove cavolo vuoi. Non è così facile controllare la barca, eh? Allora, fermiamoci in questa foresta che magari ci va un po' meglio e non mi becco i cinghiali. Perché ho bisogno un attimo di rimettermi a posto. Notare che tra l'altro è identica la mappa a quella di prima, praticamente. Sono dei sapping. Sta venendo... Cos'è sta roba? Ah, c'è un temporale. The Quilt of Big Jarbur. Ok. Accogliamo i sapling. La temperatura non è esattamente delle migliori in questo posto. Oh, mulberries. Buono, 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 delle bacche. Di certo non ci fanno schifo. Ok, lì c'è un... un coso con cui possiamo dormire. Prendiamo la piuma. Scaventiamo i corvi. Girano le piume. Un altro sapling. Ok, forse qua sono abbastanza al sicuro. Però sono very hungry. Quindi... E va a quel paese. Piove pure. Allora, cerchiamo qua dentro. Magari abbiamo qualcosa di utile. Abbiamo anche una roba per... Due kit per... qua ci sarebbe un coniglio, ma non lo posso fare niente, vero? No, wow, bellissimo. Sono messo veramente, ma veramente, ma veramente male. Ah, la ferita almeno mi si è chiusa. Ok, direi di andare a dormire fino al mattino seguente. Però prima forse mi conviene almeno mettermi qualcosa nello stomaco. Mi dà anche idratazione, buono. Aspetta, beviamo anche un attimo l'acqua, va. Consumiamo l'acqua. La riempiamo. Con l'acqua della pioggia che dovrebbe essere buona, tecnicamente esatto. Ci mangiamo tutto lo yuk che abbiamo cucinato. E andiamo a almeno farci una piccola... Ok, non serve dormire perché... Effettivamente ha smesso di piovere. Ok. E c'è qualcos'altro che può essermi utile da queste parti? No, completamente no. Però io sto morendo di freddo. E ho bisogno di mangiare. Quindi proviamo a costruire il campfire che mi è stato dato. Deploy. Lo costruiamo qua. Così posso anche un attimo scaldarmi. Uso fire, siediti, tu ti scaldi anche un attimo, ti asciughi. Ne duco. Ah, potrei farmi qualcosa di più pesante. Dandelion tea. Aiuta a curare l'avvelenamento. Ah, e dà un po' di dotazione. Buono, buono, facciamolo. È un'acqua potenziata con una tisana. Abbiamo altri due yucca e così quasi io me le cucinerei. E cos'altro ci può servire in questo istante? Non ho nient'altro che tecnicamente potrei craftarmi. Eh no. No, boh. Vabbè, ormai l'ho craftato, va bene. Ok, qua posso curarla con la penicillina, le... Vedete, però non ho un'altra penicillina, quindi non posso curarmi la seconda. Ho adesso del corno che però... Cadrà questo dandelion. Guarda che non scala, che non marcisce. Questa la yucca cucinata non marcisce, quindi mi farei tutto le mulberry che ho con me. A posto, questo mi dà nutrizione e idratazione, buono. E cos'è che ancora marcisce? Con 10 giorni, posso aspettare.
Poi ragazzi, direi che come prima parte del video questa possa decisamente bastare, no? Quindi ultima cosa che facciamo, ci pigliamo dal fuoco il charcoal, che forse posso usare ancora per fare qualcosa. Questo charcoal. No, al momento no. Ok ragazzi, io direi che ci possiamo sollevare qui e ci vediamo nella prossima parte, dove speriamo di trovare qualcosa di un po' più efficace e di morire possibilmente un po' di meno. Qui da Shen è tutto, al prossimo video, bye bye, ciao!